trovi una realtà che non riuscirai mai a definire, che non potrai mai esplorare. Capisci che voglio dire? Per me l'uomo è una creazione incredibile, un'invenzione inconcepibile, fantastica. E l'uomo ha tutto dentro di sé, la colpa e l'innocenza. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e in Dio c'è ogni cosa. Ogni uomo somiglia a Dio. E così i demoni anche, e gli iconoclasti, e i profeti, i santi e gli artisti. E vivono tutti uno accanto all'altro, senza contraddizione. Sono uno accanto all'altro e si compenetrano. Sono come delle immagini che si susseguono in continuazione, capisci? Insomma, esistono molte infinite realtà, oltre a quelle che stiamo vivendo tutti noi. Non solamente quella che riescono a percepire i nostri sensi confusi e storditi, ma tante infinite realtà che ci sfiorano, tante diverse realtà che ci avvolgono e sono vicine a noi, dentro e fuori. È la paura che ci ha fatto inventare i limiti e i confini. Il confine non esiste, né nei pensieri, né nei sentimenti.